E bella a tutti ragazzi, sono Chilbreak e sono qui oggi in un nuovo video, ma più precisamente nel nuovo video sugli investimenti da fare appunto sui conti principali. Però raga, prima di partire ce la facciamo ad arrivare a 65 likes, perché vedo che tantissimi mi seguono su questi investimenti qua. Molto spesso le azzecchiamo, ad esempio l'ultima l'abbiamo azzeccata 2/3, non mi ricordo se 2 o 3, però da quella scorsa abbiamo azzeccate due, tra cui una degli incontri marci, che così ci ha fatti un gran guadagno. E quindi nulla raga, ci ritroviamo oggi con altri 5 match importanti e 4 match marcissimi, sperando di azzeccare quelli marci, che sono quelli che ci portano più profitto. Allora raga, partiamo subito con i match importanti. Ad esempio il primo big match della Liga, ovvero Valencia Real. Stagione un po' deludente per il Real, però sta recuperando un po' di punti sulle altre. L'ultima partita ha vinto 7-1. Big match perché mi sembra sia il Valencia terzo e il Real quarto, quindi big match della Liga. Quindi ci sono buone possibilità che esca se la EA dovesse mantenere quello che dovrebbe fare, cioè far uscire i veri incontri principali. Poi noi non sappiamo perché non siamo nella testa dei creatori del FIFA 18, quindi non sapremo mai prevedere al massimo al 100% i big match. Secondo big match di questa settimana qua si trova appunto in Ligue 1 ed è Marsiglia, Olympique Marsiglia contro Monaco. Monaco che sinceramente mi aspettavo facesse un campionato migliore di quello che ha fatto, di quello che sta facendo, però pensateci un attimo, già vendere Mbappé, miglior giocatore della loro squadra, e poi comprare Keita Balde, che sì, è un buon giocatore, ma non puoi pensare di poter rimpiazzare il posto di Mbappé con Keita Balde e Jovetic, che non sono minimamente paragonabili a Mbappé. Comunque, tralasciando questo è un big match della Ligue 1 che potrebbe effettivamente uscire se la EA dovesse fare quello che dovrebbe fare. Poi, noi non siamo nella testa della EA, quindi ve lo dico già. Il terzo big match è in casa nostra, regà. Da tifoso milanista vi dico che c'è Milan-Lazio, che per me è un big match, ma penso anche per la EA, quindi potrebbe uscire Milan che sta recuperando per fortuna un po' di posizioni. Infatti era undicesimo, adesso è settimo, che tra l'altro fa schifo, però ormai ci siamo un po' abituati noi tifosi milanisti. Comunque è un big match anche perché la Lazio, raga, è una squadra fortissima, mi piace veramente tanto come gioca. Secondo me in Italia è la seconda o la prima che esprime il miglior gioco, quindi sono contento di che ci sia questa partita, anche se ho paura che ce le buscheremo. Comunque, raga, non si sa mai. Passiamo invece alla Copa del Rey, ovvero il big match tra Barça ed Espanyol, che è tra l'altro un derby. Partita d'andata che è finita 1-0 per l'Espagnol in casa dell'Espagnol, con rigore sbagliato da Lionel Messi. Il consiglio che posso darvi io è cercate di, non so quanto effettivamente posso uscire perché la partita gioca il mercoledì e gli incontri principali escono domani, cioè scusate, oggi per voi che è martedì, quindi non so effettivamente quanto posso uscire. Mi sono dimenticato di dirvi dei brevi consigli su cui comprare nelle partite precedenti. Comunque vi consiglio soprattutto sugli incontri principali, quelli veri, vi consiglio di prendere giocatori soprattutto della nazione alla quale appartiene il campionato. Ad esempio in Milan-Lazio vi consiglio di comprare soprattutto giocatori italiani, perché potrebbe uscire la valutazione. In Marsiglia-Monaco giocatori francesi, oro ovviamente. Valencia-Real giocatori spagnoli, ovviamente. Se riuscite ad esempio su questi incontri principali qua, cercate di prendere anche la valutazione più alta possibile, che così avrete sicuramente possibilità di guadagnarci. L'ultimo big match è però in Germania, ovvero il big match fra Bayern Monaco e il mio Hoffenheim. Raga, con Nagelsmann allenatore, raga, l'Hoffenheim è straforte, mi piace un sacco come squadra. Comunque, stesso discorso di prima, compare soprattutto giocatori tipo ad esempio portieri, difensori centrali e attaccanti, ATT ovviamente, e soprattutto tedeschi e con valutazione alta. Passiamo però, ragazzi, alla parte un po' più calda di questi incontri principali sugli investimenti soprattutto, e passiamo direttamente in Australia. Infatti
troviamo una delle partite più importanti del campionato australiano, che dovrebbe essere questo qua, ed è la partita fra il Melbourne e Sydney. Infatti, c'è Melbourne Victory contro Sydney, ce l'ho tutte scritte qua, raga, non vi vedo mai io. Ed è, da quel che ho letto, una delle partite nella quale c'è più rivalità fra le tifoserie, e conoscendo la EA potrebbe effettivamente uscire. Quindi, raga, quello che vi consiglio è di comprare alcuni giocatori, tanto il prezzo non dovrebbe essere alto. A due la gente non si trovano, comunque non dovrebbe essere. Oh là, si alza. Ella! Hanno già fissato il prezzo? Ella, madonna. Mica non ce ne sono proprio più? Devo andare tra squadra del Sydney. Però mi sa che anche il Sydney è alto come prezzo. Quindi, raga, non so quanto effettivamente convenga puntare su questi giocatori. Ah no, qua sono proprio bassi. Quindi, se volete, potete provare a prendere i giocatori del Sydney. Però non so quanto effettivamente convenga, perché il rischio che esca è basso, perché è basso, e non so quanto ne valga la pena. Quindi potete provare invece a sniperare questi giocatori qua. Ad esempio, qua c'è 800 di prezzo, basta mettersi a 700 e via. Così, in live, così, va bene. Mettiamolo a 800, tanto si vende subito, bella un botto. Comunque, raga, ritorniamo a noi. Potete provare, ma non so quanto. Io ve la consiglio perché queste sono le partite che di queste settimane qua. Però se riuscite a sniperarli tipo al 200 così, potete provare. Nulla ve lo vieta. Io questo qua è un consiglio che vi do. Potrebbe effettivamente uscire, però non si sa mai. Secondo big match è Rangers-Aberdeen, ovvero un match del campionato scozzese, che ho scritto è semplicemente un big match. Mi sembra siano seconda contro terza. Infatti, spero non siano fissati i prezzi. Mica, regà, oh! Ma com'è possibile che i prezzi siano così alti, regà? Quanto prima bisogna mettere? Bisogna mettersi 6 anni prima. Allora, 750. Vabbè, si vendono subito. Cioè, nel senso, si vendono dopo un'ora. A 700 si vendono entro. Eh no, 30 minuti, però non conviene. Potete provare a sniperarli. Così. Va bene. Meglio per me. Ragazzi, l'ultimo, no, scusate, il penultimo è Guingamp Nantes. Infatti, qua ho scritto che è il derby bretone. Infatti è una delle partite più caratteristiche della Ligue 1. Infatti è un derby, potrebbe uscire, i prezzi non dovrebbero essere alti, quindi su questo qua si può effettivamente provare a puntare. Vediamo i prezzi del Nantes. Ah, vedete qua i prezzi sono bassi, quindi qua potete provare tranquillamente, ragazzi, a prenderli. Infatti a 400, tranquillissimi. I prezzi del Guingamp non dovrebbero essere alti, infatti penso proprio di no. No, vedete, sono alti come gli altri, quindi bassi. E quindi nulla, raga, ho provato a prendere giocatori francesi, ma penso che di queste sfide qua dovessero uscire. Non chiedono né valutazione né di nazionalità, semplicemente chiederanno giocatori di queste partite qua. Comunque, raga, non si sa mai. L'ultimo match marcio di questa settimana qua è Olympiakos-AEK, però ve lo dico già, molto probabilmente non esce, perché si giocherà oggi, nel senso domani per voi, cioè domani per me e oggi per voi. Quindi molto probabilmente non uscirà, però raga, non si sa mai. Olympiacos AEK, che però dovrebbero essere tipo un campionato a parte, penso, perché sono solo tre squadre. Si vede, ci sono solo tre squadre del campionato greco. Comunque, raga, potrebbe uscire, perché nel senso è una partita particolare, quindi non si sa mai. Conviene provare a puntarne tre o quattro giocatori, in modo da, magari, sai, esce e ti fai big crediti. Quindi, raga, io ve la consiglio. Provate a prendere anche i giocatori dell'Olympiakos, che dovrebbe essere a quel prezzo lì più o meno. Sì, vedete, stesso prezzo. E nulla, raga, speriamo di farci big crediti alle 7, perché questo video qua uscirà alle 3. Lo so che ve l'ho postato tardi, però non ho potuto postarvelo prima. E quindi nulla, raga, ci becchiamo alle 7 sul gruppo Telegram per
vedere gli eventuali guadagni. E nulla, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.